Sono ovviamente notizie che non vorremmo mai sentire ma che, eh, alle quali probabilmente dovremmo abituarci. C'è cioè la presenza di, adesso vedremo se verrà tutto confermato, comunque la presenza di cellule jihadiste all'interno del nostro paese pronte a eh, fare quello che è già stato fatto a Parigi, a Bruxelles mm -hmm. o più indietro nel tempo a Londra e eh, Madrid eh, sono cose che sicuramente non ci fanno star tranquilli perché oltre all'applauso che eh, sicuramente va fatto in questo caso alla DDA eh, di eh, Bari sappiamo anche tutti che si tratta di un fenomeno eh, che sarà difficile se non impossibile ridurre a rischio zero la verità è che siamo ormai da tempo come Europa in particolar modo in guerra una guerra che ci è stata dichiarata ormai anche ufficialmente e una guerra nei confronti della quale l'Europa a nostro avviso non è in grado ancora oggi di dare una risposta adeguata. Ci si affida alla, eh, in questo caso alla eh, capacità, alla buona volontà anche di, eh, degli investigatori territoriali, manca una strategia globale, una strategia che in qualche modo faccia capire. Innanzitutto i cittadini. Eh, europei, in che modo si intende eh, arginare questo problema?